E ritorniamo in diretta qui dalla giornata dell'idea di Mantova, sempre con Radio Saius. Noi, i quali siamo ospiti di questo bellissimo evento, manifestazione organizzata da Art & Life, correggimi se sbaglio, qui dalla Zanzara, che come ogni anno ormai da 3 anni ci ospita e ci fa compagnia. Tanto abbiamo anche un ottimo sottofondo musicale, tranquilli che non prevaricherà le vostre parole, perché sono ottimi microfoni, mi confermano dalla regia. Allora, Vittorio, ogni anno la tua bella faccia. Ogni anno sì. Cambiano tutti, ma tu rimani sempre. Il team e l'organizzazione varia, non cambia, dai. Esatto. Varia perché è passata da Bella d'Este ad Art & Life. Sì. E ha ampliato ancora di più questa giornata, appunto, sì. Giornata delle idee, che è arrivata ormai all'8ª edizione. Accidenti, ragazzi. E non sono poco. 8 anni, 3 diverse organizzazioni. Sì. È passata di mano in mano in mano, e in teoria i progetti dovrebbero andare avanti, quindi siamo già in lavoro alla nona edizione, che abbiamo anche già la data. Beh, cioè, cosa pazzesca, cioè, voi siete avanti anni luce. Esattamente, anzi ora guardo subito sul cellulare, perché non vorrei sbagliare. Esatto, perché a quest'ora mi perché rendo a conto questo, che sì, esattamente, provato. Esattamente, dopo 12 ore. Anche perché ricordiamo, esatto, anche che non è che sono solo 8 edizioni in cui non fate altro che ingrandirvi, avere sempre più spettatori, sempre più idee. Sempre più idee. Quello che... Esatto, anche perché quest'anno abbiamo avuto anche un'edizione, diciamo, XL. Esatto. Quindi non è più una edizione pomeridiana, ma è giornaliera. Esatto. Quindi siamo partiti da stamattina, dalle 10, gli espositori e tutti quanti. Fino ad arrivare, insomma, stasera a un orario abbastanza inoltrato. Esatto, nonostante vediamo. Un tempo che, come sappiamo, la location è sempre bellissima. Purtroppo oggi il tempo, questo vento veramente è stato... Sì, fortunatamente è solo il vento, solo c'è il stato vento. Solo il vento. Esatto, quindi bicchiere mezzo pieno, vedi, solo il vento. Poteva solo il vento, esattamente. Poteva comunque scendere... Comunque, esatto, comunque l'anno prossimo sarà il 16 settembre. Insomma, 16 settembre, data, quindi ragazzi, abbiamo già la data, abbiamo già tutto, abbiamo già gli iscritti, abbiamo anche Radio Saius. Abbiamo anche Radio Saius, esatto. Sapevi tu? Sapevatelo, abbiamo anche Radio Saius. No. Abbiamo anche Radio Saius il 16 settembre 2018. Del 2018, esattamente. Quindi, insomma, da questo punto di vista, visto? Noi ti confermiamo, come già ben sai, non devi neanche più invitarci, ma cioè, ormai siamo come quell'ospite che rimane a casa e non se ne va più via. Cioè, esatto, così. Esatto. Si continua e si va avanti. E quest'anno, imperterriti. Insomma, adesso presentami anche, sì, due persone che l'anno scorso, mi sono perso. Non facevano parte di Bella d'Este, che era la... No, non facevano parte di Bella d'Este, si sono inserite, esatto, da pochissimo Cristina, da qualche settimana, che ha appoggiato i nostri progetti, e poi anche Elena, che già da qualche mese, che è nato tra me e lei, qualche discussione, sì, così, le ho lanciato qualche idea, le sono piaciute, sì, e quindi ci ha portato avanti, ci ha dato degli spunti, ci ha reso ancora più grandi come associazione, inserendo anche, sì, una lezione particolare che dopo racconterà, sì, all'interno della nostra scuola di musica, sì, che è il Second Side Music a Porto, okay, Mantovano. Perfetto. E così facciamo anche questa parte qui. E quindi chiediamo anche un feedback a questo, esatto, punto di questo brevissimo periodo. Cosa ne pensi? Come sta andando? Che impressioni ti dà? Allora, intanto ciao a tutti. Ciao. Niente, io sono felicissima di far parte di Art & Life perché, come dicevo prima, è un'isola felice. Sì. Ci sono persone che non ho mai incontrato, persone molto positive, persone, sì, felici di fare quello che fanno, sì, persone felici di portare qualcosa di nuovo, felici di portare tante idee, ci, sì, si vuole tutti bene, siamo una grande famiglia, propositivi, tutti a darci una mano, quindi è stata un'esperienza finora di una settimana, però, sì, molto positiva, abbastanza, perfetto, da dire voglio rimanere. Perfetto, immagino. Infatti, che ti abbia passato 20 euro in tasca in questo, esatto, momento. No, 40 ricordo, però. 40, proprio giusto, perché c'è una battuta famosa sui 40 euro di una sera, okay, e ce la portiamo. Me la portate avanti. Sono 40. Senti, mi raccontava prima Vittorio delle idee che stai portando, no? Raccontami un po', anzi passo il microfono. Grazie. Allora, la lezione particolare, come l'ha chiamata Vittorio,
Non è altro che la risposta alla scuola che si sta allargando, non è più solo una scuola di musica, sta diventando una scuola multimediale. Di conseguenza l'idea che sto sviluppando, speriamo di poter realizzare in modo concreto e soddisfacente, è quella di una lezione di gaming, quindi usando il videogioco come strumento culturale, perché veramente c'è una varietà incredibile per tematiche, esperienze videoludiche che sono veramente vale la pena di fare, perché il videogioco non è altro che uno strumento molto molto divertente per imparare cose nuove, dalla storia all'inglese per esempio. Io ho fatto una prima lezione con dei bambini usando dei giochi in inglese, loro hanno ampliato il loro gergo per esempio solo semplicemente giocando. Ti prendo il microfono, vedi, ti ho lasciato proprio tutto, anche il microfono, cioè tavoli, tutto proprio, perché avevo visto che eri sul pezzo, quindi no, e hai detto cose interessanti tra l'altro, perché è una bella idea, soprattutto con i ragazzi, il mondo del videogioco, della ludica, secondo me avrà riscosso e riscuoterà successo, credo. Lo spero, anche perché in Italia quasi non c'è ancora questo business del videogioco, cioè c'è, ma magari nelle fiere di fumetti e videogiochi, però radicato sul territorio c'è molto poco. E quindi cosa dire, Vittorio? Abbiamo da chi è già sul pezzo da un po' di mesi, già porta le sue idee, a chi è appena entrata, a te che ormai può cambiare l'associazione, può cambiare, possono variare anzi tante cose, ma tu rimani e insomma questo evento e tante altre cose di cui poi mi parlerai, mi hai parlato, stanno andando avanti molto molto bene. Cos'altro aggiungere, Vittorio? Beh, sicuramente dobbiamo ringraziare anche il presidente di Art and Life, sì, che ora non è tra noi e grazie che non è tra noi e che è pari dei Mangiagalli, sì, che in questo momento sta è in regia per la musica, che si, sì, sente sottofondo, credo, esatto, giusto? Beh, forse neanche tanto. Neanche, guarda, tanto, neanche comunque, tanto. Voi forse non lo sentirete, ma c'è il nostro presidente, sì, che, sì, è in regia e sta gestendo, sì, tutti i suoni, tutte le cose, insomma, il suo lavoro. Come ringrazio anche Marica Binco, che ci ha dato una grossa mano e fa parte sempre dello staff, sì, di Art and Life, ha fatto crescere ancora di più anche lei la giornata delle idee con le, sì, sue proposte olistiche e quindi con questa affinità alla meditazione, insomma l'avvicinamento, sì, anche, sì, a questo, sì, che è ciò che mancava, giornata delle idee. Sì, esattamente. Le idee, ragazzi, ne portate tantissime. Esatto. Io cosa dire, vorrei immortalare questo momento, adesso lo immortalare sperando che venga qui con la macchina fotografica, ma mi ignora. Vorrei immortalare questo momento, perché questa è l'ultima diretta che facciamo oggi, però poi perché siamo arrivati da stamattina, siamo un po' provati, poi sai che è vecchio, non ce la fa più. Esatto, poi sta volando via il roll-up, siamo veramente pregato. Arrivati con il roll-up e dice andiamo. Sta volando via. Luca, sei pregato di non nominare il vecchio Saius impunemente. In vano, dicono che non posso nominare Radio Saius in vano, questa è la voce di Radio Saius, forse te non l'abbiamo sentita, ma in diretta sì. Quindi, Irina, appoggiamo i microfoni, okay, e facciamoci una, perfetto, bella foto, vicini.